diciamo, fare andare ad un livello di dettaglio leggermente ulteriore e vedere quali sono di preciso i diritti che vengono acquisiti, perché il titolo di oggi era quali diritti per i docenti, ed eccoci qua. Fino adesso, se vi siete resi conto, abbiamo parlato del diritto d'autore al singolare, come se fosse un tutt'uno, no? Come se fosse un unicum. Invece, in realtà, bisognerebbe parlare di diritti d'autore al plurale, perché sono tanti i diritti. E il fatto che siano tanti lo vedete da questa slide abbastanza d'impatto. Poi ve la zoomo, ve la ingrandisco, però adesso volevo farvela vedere così volutamente, perché da questa si percepisce diciamo, l'organizzazione, la classificazione dei diritti d'autore previsti dal diritto, nella legge italiana, dall'ordinamento giuridico italiano. C'è una prima distinzione là in alto, una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. E poi ci sono le tre, diciamo, grandi colonne che trovate in questo schema, e poi ce ne sono altri due là in alto a destra che non tratteremo oggi, perché a parte che non vi interessa. Il diritto sui generis è quello sulle banche dati, quindi interessa solo chi sviluppa banche dati. E l'ecocompenso è una cosa anche lì, un po' che viaggia su un binario un po' a sé stante. Ci interessano le tre colonne principali, cioè i diritti morali, i diritti esclusivi di utilizzazione economica e i cosiddetti diritti connessi. Perché di tipo personale e di tipo patrimoniale? Perché c'è questa distinzione? Perché il diritto d'autore italiano cioè, si fonda su questa distinzione. Cioè, il diritto d'autore italiano non è un copyright, non è solo, non riguarda solamente il diritto di fare copie, il diritto di riproduzione, ma contiene tutta una serie di regole, di diritti relativi all'aspetto personale, cioè al fatto che l'autore è tutelato anche nella sua reputazione, potremmo dire, nella sua personalità creativa, ok? E questi vengono poi chiamati in gergo diritti morali d'autore, perché sono relativi all'aspetto morale, cioè della sua persona. Vediamo adesso le tre colonne un po' più nel dettaglio, facendo anche qualche esempio concreto che mi auguro vi illumini un po' la strada. Diritti morali. Allora, vedete, innanzitutto le caratteristiche sono diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità o reputazione creativa dell'autore. I due aggettivi inalienabili e inestinguibili creano già una serie di problemi, creano già una serie di interrogativi e di questioni giuridiche non da poco. Cioè, inalienabili vuol dire che non possono essere ceduti, non possono essere alienati, cioè dati ad altri. E quindi, cosa ci sta dicendo questa parola? Ci sta dicendo che sostanzialmente nel diritto italiano l'autore non te lo togli mai di torno davvero, perché lui non può neanche rinunciare a questo diritto. Cioè, non è che lo pago tanto e allora lui mi rinuncia a questi diritti e quindi me li cede, oppure rinuncia e io editore o io produttore sono libero di fare qualsiasi cosa liberamente. No, nel diritto italiano c'è sempre questo aspetto del diritto morale che può cadere come spada di Damocle, perché l'utilizzo che è stato fatto dell'opera è andato a toccare uno di questi diritti, di questi quattro casi che vi ho elencato qua nella slide, che non sono così frequenti, attenzione adesso, sono quattro casi abbastanza delimitati, però insomma ogni tanto entrano in gioco, e quindi vuol dire che l'autore va tenuto sempre in considerazione. E tra l'altro sono inestinguibili, cioè il diritto d'autore, quando prima vi ho detto l'opera cade in pubblico dominio, cioè il diritto d'autore scade, mi riferivo all'aspetto patrimoniale, perché ahi noi il diritto morale d'autore non scade mai, e quindi una volta scaduto il diritto di utilizzazione economica, in realtà sopravvive il diritto morale e viene passato agli eredi ed esercitato dagli eredi. Che cosa succede? Cosa comporta questo? Comporta che, ad esempio, ancora oggi, se che ne so, facciamo un esempio, se qualcuno utilizza, ecco, facciamo l'esempio che facevamo prima, di autori caduti in pubblico dominio, no? Trilussa quest'anno è caduto in pubblico dominio, ma se. E quindi vuol dire che qualsiasi casa editrice o qualsiasi, che ne so, casa di produzione cinematografica può utilizzare
le sue opere per farne dei video, delle piccole scenette basate sulle opere di Trilussa. Ok? Ecco. Quindi, e per farlo lui non deve chiedere permesso a nessuno, ma se questo utilizzo va a infangare la reputazione di Trilussa come autore, va a toccare una di queste corde che sono tipiche del mondo appunto dei diritti morali, allora gli eredi di Trilussa possono comunque farsi vivi ed esercitare uno di questi diritti. Ok? E li vediamo. Il primo, diritto di rivendicare la paternità dell'opera, ovvero se io realizzo un video, una piccola scenetta video o un cortometraggio basandomi sulle opere di Trilussa, devo comunque dire che l'opera è tratta da un originale di Trilussa. Cioè il diritto di rivendicare, di collegare la propria persona all'opera rimane. Poi, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore. Questo è forse uno dei casi che entra in gioco più spesso, cioè casi in cui l'opera venga modificata, mutilata, stravolta ad un punto tale, ad un livello tale per cui viene violata viene rovinata la reputazione dell'autore. E anche qua potrebbe essere l'esempio, no? Cioè una storiella di Trilussa che viene utilizzata come sceneggiatura per un film sconcio, e questo eccede, anche se magari Trilussa era un autore che utilizzava immagini un po' colorite, potremmo dire, ma magari non a quel livello, e quindi questo va a violare un aspetto reputazionale e morale. Diritto, vedete, di rivelarsi, il terzo caso, diritto di rivelarsi e far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore in caso di opere anonime o pseudonime. Cioè, anche quando l'autore, per sua libera scelta, magari per un tot di anni della sua vita, non si è rivelato, cioè non firmava le sue opere oppure le firmava con uno pseudonimo, ha sempre il diritto, a un certo punto, di cambiare idea e di chiedere che le sue opere vengano collegate al suo nome. Ok? E ultimo caso, il diritto di scusate. Cos'è successo? Mi avete sentito fino adesso? C'è stata un'interruzione brevissima. Brevissima, ok, infatti mi è comparso un alert. Niente, ok, allora, grazie. Dicevo, l'autore può anche a un certo punto pentirsi di aver pubblicato un'opera. Pensate, sembra una cosa bizzarra, cioè, però casi in cui l'opera è già stata pubblicata, vedete, il quarto punto parla di ritiro dell'opera dal commercio, per gravi ragioni morali però. Cioè, non deve essere una cosa così, cioè, semplicemente stamattina mi sono svegliato di luna storta, come si dice dalle mie parti, allora chiamo l'editore e gli chiedo di ritirare 10.000 copie del libro. No, devo dimostrare che ci sono state gravi ragioni morali. E soprattutto, dice l'articolo 142, io, autore che chiedo questo ritiro, devo assumermi anche le spese di questo ritiro, perché può comportare dei costi, può comportare degli oneri, e l'editore ovviamente li scarica su di me che sono autore. Però il diritto è previsto. Esempio, pensate a un personaggio famoso che pubblica una sua autobiografia, ecco, un calciatore, un cantante, un politico che pubblica un'autobiografia e in questa autobiografia c'è tutto un capitolo dedicato alla figura paterna che è stata di grande ispirazione, è stato un suo modello di vita e via dicendo. Dopo la pubblicazione del libro, il padre di questo personaggio famoso viene arrestato e si scopre che era un mafioso oppure un pedofilo, comunque un criminale. E ovviamente questa cosa nuoce alla reputazione del personaggio che ha fatto il libro. E quindi, vedete, è emersa successivamente, è una grave ragione morale e quindi può far scattare questo diritto articolo 142. Vedete che sono diritti che non hanno nulla a che fare con l'aspetto patrimoniale, cioè sono dei diritti che a volte sono addirittura, come dire,
non solo svincolati dall'aspetto patrimoniale, ma sono a volte degli autogol dal punto di vista commerciale. Cioè, ritirare l'opera dal commercio perché è successa una cosa del genere, come nell'esempio no, del padre che viene arrestato, in realtà è un autogol. Perché? Perché in quel momento il libro probabilmente avrebbe maggiori vendite, e quindi dal punto di vista commerciale sia la casa editrice che l'autore avrebbero maggiori introiti. Ma è una ragione morale quella che spinge al ritiro dell'opera dal commercio. Ok? Quindi, capiti questi quattro casi, tenete presente che, come dire, cioè, tenete presente che esistono, ma adesso possiamo far finta che non ci siano, nel senso che nella vita poi del diritto d'autore, cioè nella parte di cessione dei diritti, gestione dei diritti, non entrano mai in gioco, cioè nei contratti non li troverete mai, nelle licenze d'uso non li troverete mai. Perché? Perché sono inalienabili e inestinguibili, quindi non ha senso inserirli nei contratti. Cioè, in un contratto di diritto d'autore, di cessione del diritto d'autore, non si può mettere una clausola che cede il diritto morale, perché è come dire, non starebbe in piedi, perché il diritto è qualificato dalla legge come un diritto inalienabile. Ok? E quindi sa dobbiamo sapere che esistono, ricordarci che esistono, ricordarci che in questi quattro casi possono essere esercitati, ma poi possiamo, come dire, vivere la nostra vita di autori o di case editrici o di produttori o di emittenti televisive, sperando che appunto queste situazioni non si verifichino, e quindi concentrandoci sull'altra parte del diritto d'autore, che è, come vi dicevo prima, questa qua. Cioè la parte di carattere patrimoniale, la parte che serve, cioè quella fetta dei diritti d'autore che ha una funzione di remunerazione economica degli autori. Cioè gli autori e altri soggetti che adesso vedremo, attraverso questi diritti che vengono chiamati diritti esclusivi, appunto, di utilizzazione economica, monetizzano la loro creatività, utilizzando un verbo molto, no, molto in voga adesso nel mondo dei social: monetizzare un contenuto, cioè riuscire a tirar fuori del valore dalla mia creatività. Ok? E questi sono un po' si dice che è un po' il diritto del lavoro degli autori, no? Il diritto del lavoro è l'insieme delle norme, dei principi che tutelano il lavoratore, tendenzialmente il lavoratore dipendente, si pensa, si usa normalmente. In questo caso è un lavoratore invece autonomo, l'autore, che fa mercato dei suoi diritti, cioè cede questi diritti in cambio di una remunerazione economica, però in effetti è il suo diritto del lavoro, cioè è il diritto che gli permette di avere un'attività economica, di essere remunerato grazie alla sua attività creativa. Cioè lui di lavoro fa lo sceneggiatore, lui di lavoro fa il disegnatore, e vive cedendo esattamente questo diritto ad altri soggetti. E adesso vediamo in che forme. Cioè vediamo, cioè più che in che forme, vediamo quali sono i diritti che vengono normalmente ceduti. Allora, i diritti esclusivi di utilizzazione economica sono esclusivi proprio perché creano un rapporto di esclusiva, no? Cioè un rapporto secondo cui cioè, la parola che esclusiva deri esclusivo deriva dal brocardo latino ius excludendi alios, cioè il diritto di escludere altri soggetti. Quindi colui che ha un diritto esclusivo vuol dire che è l'unico soggetto che può sfruttare quel diritto, che può esercitare quel diritto, ed esclude altri. Ed è quello che succede con la cessione dei diritti d'autore. Cioè, quando una cessione dei diritti d'autore si fa in via esclusiva, vuol dire che da quel momento c'è un altro soggetto che è l'unico qualificato e titolato a sfruttare e esercitare quel diritto. Ok? Questi sono, vedete, al contrario dei diritti morali, sono diritti alienabili, scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro. Alienabili, quindi esattamente il contrario di quello che abbiamo visto prima, e mi verrebbe da dire guai se non fossero alienabili, perché se non fossero alienabili non farebbero il loro lavoro, no? Cioè, se non fossero alienabili non funzionerebbero, cioè, cioè servono proprio per essere ceduti questi, per essere venduti, potremmo dire, cioè ceduti dietro compenso. Sono scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, cioè vuol dire che l'autore può decidere di o cederli tutti in blocco ad un unico soggetto, oppure tagliarli a fette, scomporli, renderli indipendenti l'uno dall'altro. Non so,
scrivo un romanzo e faccio dei contratti diversi per il mercato italiano, per il mercato tedesco, per le traduzioni, per gli adattamenti cinematografici e via dicendo, no? Se ho un potere contrattuale sufficiente per fare ciò, questo è molto più remunerativo, no? Perché se la fetta, cioè, se la torta la taglio in più fette, in tante fette, mangiano più persone, potremmo dire metaforicamente, mi capite? Quindi, ecco, e questi sono quelli che durano fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. Ho messo tra parentesi ultimo autore perché non sempre le opere si fanno da soli, non è che tutte le opere hanno un unico autore, a volte ci sono opere che richiedono l'intervento di più soggetti. Anche in ambito musicale, se voi pensate a un esempio che io faccio sempre, molto, molto classico, i Beatles, i brani dei Beatles sono quasi tutti, in buona parte, firmati Lennon-McCartney, vuol dire che i due autori sono John Lennon e Paul McCartney. E quindi da quando è che partono i 70 anni? Non lo sappiamo ancora, perché visto che Paul McCartney è ancora vivo e vegeto e pare che sia in buona salute, i 70 anni non sono ancora partiti e quindi anche gli eredi di John Lennon si stanno avvantaggiando di questa salute di Paul McCartney, mi capite? Perché le opere sono state scritte insieme, non sono scomponibili l'intervento dell'uno o dell'altro. Ok? Quindi i 70 anni in realtà non sono ancora partiti. Nell'esempio che facevamo prima di Trilussa o Cesare Pavese, sappiamo che sono passati i 70 anni perché erano opere scritte da un'unica persona, le opere letterarie, tendenzialmente i romanzi, le poesie, sono opere che vengono quasi sempre scritte da un unico soggetto e quindi in quel caso basta andare a verificare su un'enciclopedia quando è morto l'autore e da lì calcolo i miei 70 anni. Vediamo vagamente, velocemente quali sono, perché non abbiamo tutto il tempo, però possiamo vederli. Elencarli, vedete, il diritto di pubblicare l'opera, cioè di pubblicarli per la di pubblicarla per la prima volta, il diritto di riprodurre l'opera, cioè di farne copie, tecnicamente gli americani questo lo tradurrebbero copyright, no? Diritto di farne copie, di riprodurre l'opera, il diritto di trascrivere l'opera, quello che dicevo prima, il fatto che se qualcuno di voi sbobina questa mia lezione, ne fa una trascrizione, viene fuori un'opera letteraria di cui però io ho il diritto, cioè io posso o non autorizzare quella trascrizione. Okay? Ecco perché è un diritto esclusivo. Poi c'è l'articolo 15 che ha il diritto invece di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, cioè il diritto che scatta tutte le volte che c'è un'attività rivolta ad un pubblico, no? Il diritto che si paga la SIAE tutte le volte che si organizza uno spettacolo, una serata, una recita, ok? Qualsiasi spettacolo, anche che ne so, la birreria che fa l'aperitivo con il DJ set, no? Col DJ che mette i dischi, è un'esecuzione in pubblico perché è un locale pubblico in cui si suona della musica, anche se sono dischi. Ok, quello fa scattare un diritto che appunto si versa per il tramite della SIAE, il famoso bordereau, e questo poi viene ripartito agli autori. Poi c'è il diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico l'opera. È il diritto che riguarda o lo streaming, la filodiffusione, il broadcast, cioè tutte le comunicazioni in diretta, ma anche le comunicazioni attraverso la rete, cioè dove il contenuto non è magari trasmesso in streaming, ma è messo su una piattaforma e gli utenti vanno a fruirne quando ritengono loro. Ecco quel diritto lì. Quindi è un diritto molto centrale nel mondo di oggi, l'articolo 16. Articolo 17 è il diritto di distribuire l'opera, cioè il diritto di prendere le copie che abbiamo prodotto prima, quindi articolo 13, le abbiamo riprodotte e le distribuiamo. Quindi è un diritto che riguarda un po' il mondo precedente, il mondo ancora delle copie fisiche, però molto centrale. Cioè, se voi pensate nel mondo, nel settore dell'editoria, la distribuzione dei libri a volte pesa a quasi il 50% del prezzo di copertina dell'opera, perché il lavoro di distribuire e portare in giro i libri è un lavoro, è una faticaccia, perché io devo portarlo nelle varie librerie anche dei paesini piccoli e poi tenere traccia dei non venduti, dei resi, delle opere rovinate, delle opere che non sono state esposte e via dicendo. Questo è un diritto a sé stante che genera appunto un introito. Poi se vedete c'è l'articolo 18 che contiene tre diritti: il diritto di tradurre l'opera, fare traduzioni in altre lingue, e il diritto di modificare
elaborare l'opera, cioè di farne opere derivate, diremmo nel linguaggio americano, cioè di farne trasformazioni, non so, realizzare un remix di un brano musicale oppure realizzare la versione cinematografica di un'opera letteraria, ok? Tutte quelle sono forme di elaborazione creativa che devono essere autorizzate dall'autore originario, cioè la Rowling, che è l'autrice dei romanzi di Harry Potter, è citata come coautrice anche dei film. I film sono un'opera derivata dei suoi romanzi, ok? E quindi lei ha autorizzato questo utilizzo e quindi prende dei soldi, cioè anche sui film prende una percentuale. E poi c'è il diritto di pubblicare l'opera in raccolta, cioè il fatto che l'autore possa scegliere o meno che la sua opera sia pubblicata assieme ad altre, cioè che la mia opera vada ad esempio in una compilation, il mio brano musicale vada in una compilation, oppure che il mio articolo vada in una raccolta di saggi. Arrivo, ho visto le risposte, ma adesso le terrei tutte alla fine, se avete pazienza, così andiamo via lisci. Abbiamo poi, vedete, gli ultimi due, il diritto di noleggiare l'opera e di autorizzare il noleggio e il prestito. Se vi ricordate, insomma, è un mondo che è quasi finito, però c'erano le videoteche, no? Si andavano a noleggiare i DVD o i VHS ancora negli anni 90, e quello generava un diritto che poi andava anche in tasca agli autori dei film, no? Adesso c'è il noleggio anche sulle piattaforme, che è più o meno la stessa cosa, però fatta senza la copia e attraverso la rete, senza andare fisicamente in un negozio. Ecco, è quel diritto lì, l'articolo 18 bis. Poi c'è il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte, di manoscritti. Vabbè, questo non ve lo spiego perché ci interessa poco. Riguarda, diciamo, le opere che non hanno copie o che sono in singoli esemplari o in pochi esemplari. Vado all'altro schema, così concludiamo il discorso su quali sono i diritti. L'altra gamba dello schema riguardava i diritti connessi, che questi, come vedete, sono molto simili nel funzionamento, cioè funzionano più o meno come i diritti che abbiamo appena visto, cioè i diritti esclusivi di utilizzazione economica degli autori. Ma questi non sono degli autori, cioè questi appartengono a soggetti che di lavoro fanno altro, cioè non scrivono le opere, ma le producono, le rendono commerciabili, facilmente fruibili dal pubblico. Guardate, basta leggere l'elenco: il diritto del produttore fonografico, il diritto del produttore cinematografico, il diritto dell'emittente radiofonica e televisiva. Cioè, questi sono soggetti che non hanno scritto le opere, possiamo dire in metafora le hanno confezionate, no? Il produttore discografico non è colui che scrive i brani, è colui che finanzia la registrazione di un disco per poi metterlo in commercio. E lui ha un suo diritto separato, indipendente, ok? Gli artisti, interpreti, esecutori, cioè i soggetti che cantano e suonano, interpretano le opere di altri, no? Prima abbiamo detto i Beatles, Lennon e McCartney erano gli autori, ma poi c'erano anche scusate, c'erano anche Ringo Starr e George Harrison, che erano interpreti, a volte anche autori, però nella maggior parte dei casi erano interpreti. Quindi loro hanno un diritto solo da interprete esecutore, che è un diritto connesso, non un diritto d'autore, perché il diritto d'autore rimane appunto quello di John Lennon e Paul McCartney. Ci sono i diritti sulle, adesso alcuni li saltiamo perché non riusciamo a vederli tutti, però ecco, nel mondo didattico può interessarvi i diritti relativi alle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, cioè opere, non so, l'ennesimo commento alla Divina Commedia o ai Promessi Sposi. Cioè, se io faccio un'edizione critica e scientifica dei Promessi Sposi, è chiaro che il diritto d'autore dell'opera è di Manzoni. Però Manzoni è morto da più di 70 anni, quindi non c'è più un diritto d'autore di carattere economico su quell'opera, c'è un diritto connesso di colui che ha realizzato l'edizione critica e scientifica, che ha ri risistemato il testo, aggiunto de dei riferimenti e via dicendo. Poi ci sono i diritti relativi alle fotografie, così qua iniziamo a introdurre il tema che volevo farvi notare prima e rispondo ad una domanda che qualcuno aveva fatto prima. Adesso questi purtroppo li abbiamo visti in modo un po' veloce, quello che mi interessava è farvi capire che questi non è che siano, diciamo, meno importanti, cioè si chiamano diritti connessi, ma non è che siano secondari, a volte addirittura pesano di più. Cioè, se no, abbiamo visto, ecco, in TV la cerimonia di insediamento, no, di Biden, del presidente Biden, c'era Lady Gaga che ha cantato l'inno nazionale. Ecco, lì l'opera, il diritto d'autore non c'è, perché è l'inno nazionale americano, quindi non c'è un copyright vero e proprio.
Ma c'è il diritto di interpretazione di Lady Gaga, che vi assicuro costa un sacco di soldi, cioè pesa tanto dal punto di vista commerciale. Quindi se io voglio Lady Gaga che canta, pago, e se poi voglio fare una riproduzione, diffondere questa incisione, questo cantato, devo chiedere il permesso a Lady Gaga, che ha un diritto di interprete esecutore. Ok? Quindi non è detto che pesi di meno dal punto di vista commerciale. Qualcuno prima mi ha chiesto delle fotografie, purtroppo non abbiamo tanto tempo, però chi sviluppa fotografie, chi crea fotografie, deve tenere in considerazione che in Italia abbiamo questa distinzione un po' complicata, questa complicazione, per cui se l'opera contiene, denota carattere creativo, allora viene considerata opera fotografica a tutti gli effetti, tutelata con un diritto d'autore in senso pieno. Quindi ci sono i diritti morali, l'opera è tutelata per 70 anni dalla morte dell'autore e ha tutti quei diritti che abbiamo visto qua, cioè tutti questi, dall'articolo 12 all'articolo 18 bis, indubbiamente. Se l'opera è invece senza carattere creativo, cioè se la fotografia è una semplice fotografia, diciamo, di documentazione, allora è tutelata da un diritto minore, da un diritto connesso che dura 20 anni dallo scatto e non dalla morte. Attenzione, quindi molto meno, cioè molto ridotta la durata della tutela. Dura 20 anni dallo scatto e non è coperta da diritti morali. Ripeto, purtroppo prendetela così, cioè capisco che questo può generare un po' di domande. Ho un mio videocorso intero sul diritto alle fotografie, vi rimando a quello. Vi dico solamente questo, cioè giustamente vi starete chiedendo, ma come faccio a distinguere se in una fotografia c'è o meno carattere creativo, e lo rispondiamo in questo modo, ovvero non è tanto il fatto che l'autore sia famoso, sia esperto, eh? Cioè dobbiamo vedere se nella foto davvero c'è carattere creativo. Dice questo manuale del professor Ubertazzi, il commentario di Ubertazzi molto, molto preciso su questi temi, che la creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nella impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore. Quindi è creativa la fotografia che riesce a trasmettere l'impronta personale dell'autore, cioè il modo di vedere il mondo dell'autore. Quindi anche il ragazzino inesperto, senza particolari competenze fotografiche, che partecipa a un concorso della parrocchia, in realtà sta facendo probabilmente un'attività creativa, magari di bassa qualità, ma comunque creativa. E infatti dice, Ubertazzi dice che non c'entra la perizia tecnica e l'esperienza del fotografo. Anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore. Quindi, al contrario, il ragazzino non esperto che fa la fotografia per il concorso ha una foto creativa e quindi ha un diritto d'autore pieno. Il fotografo professionista che magari fa una foto di documentazione di un'area geografica, che fa un sorvolo su un'area geografica per verificare se sono stati fatti degli abusi edilizi, ad esempio, che sono foto che l'Agenzia delle Entrate spesso commissiona per verificare, no, se sono stati fatti dei capannoni in più rispetto a quelli che erano stati autorizzati, quello è un fotografo che ha un semplice diritto connesso, che non ha un diritto d'autore in senso pieno, perché è un'opera di mera documentazione di un'area geografica. Ripeto, magari vi vengono un po' di questioni, però teniamole un attimo alla fine. Rimando poi al mio corso un po' più specifico sulle diritti delle fotografie, ma adesso dobbiamo arrivare a. Vabbè, qui c'è la definizione di cos'è un'opera fotografica. Scusate, una semplice fotografia, la potete leggere da soli, è abbastanza intuitiva. Volevo arrivare all'ultima parte del nostro corso di oggi, cioè cosa succede quando le opere vengono diffuse online. Perché immagino che tutti coloro che fanno opere di carattere didattico e che poi le diffondono online, vogliono sapere come tutelarsi. E allora è chiaro che nel momento in cui diffondo le mie opere online, fotografie, come abbiamo detto prima, ma anche le dispense, i video didattici, non so, il blog delle mie lezioni in cui racconto quello che faccio, le infografiche. È chiaro che nel momento in cui le diffondo online mi espongo a maggiore rischio, perché il digitale è un ambiente in cui la riproduzione, la diffusione delle opere è molto più facile, per una questione proprio strutturale, tecnica del mezzo di comunicazione. Cioè abbiamo un cellulare che ha un tastino con scritto condividi, ha un cellulare che ha un tastino con scritto scarica, cioè tutte attività che ormai sono diventate per noi diciamo di uso comune, di fruizione comune, di tutti i giorni ci alziamo, scarichiamo foto, ripubblichiamo foto prese da altre fonti. Ma
ma sono tutte attività che impattano sul diritto d'autore. Ok? Quindi qualcuno di voi prima aveva detto: no, ma io pensavo che se è online allora si può utilizzare liberamente. No, perché se noi andiamo a leggere, in realtà, anche all'interno delle regole delle varie piattaforme su cui noi lavoriamo, su cui noi diffondiamo, c'è scritto che in teoria non si possono caricare contenuti di cui non abbiamo i diritti. Ok? Quindi dobbiamo ricordarci che quando siamo su queste piattaforme, adesso ho messo le tre, le quattro principali, che anch'io frequento, dobbiamo non solo rispettare il diritto d'autore generale, le regole della legge, dell'ordinamento giuridico, ma anche le regole contrattuali che ci vengono imposte, potremmo dire, dal gestore della piattaforma. Cioè i vari Facebook, YouTube e Twitter scrivono a loro volta delle regole interne per la piattaforma, che tutti i partecipanti a questo gioco, cioè a coloro che si iscrivono alla piattaforma, dovrebbero in teoria rispettare. Se non vengono rispettate, cosa succede? Cioè io, autore, che vedo su Facebook o su Instagram una foto fatta da me che io non ho autorizzato, posso utilizzare quello che viene chiamato qua il notice and take down, cioè un meccanismo che permette di segnalare al gestore della piattaforma la violazione del diritto d'autore. Vi ho fatto degli screenshot utilizzando Facebook, che è una piattaforma che io utilizzo molto. Ho preso una foto pubblicata da Trump nei giorni proprio caldi no? Che conoscete, di qualche settimana fa, e vi faccio vedere in questi screenshot cosa bisogna fare. Se si va sui famosi tre puntini, dove ci sono le varie informazioni relative a un post e alle foto o ai video, compare una tendina che dice trova assistenza o segnala il post. Eccolo qua, cioè si segnala il post. Quando noi clicchiamo su segnala, si apre una serie di opzioni. Ecco, in effetti la violazione di proprietà intellettuale non è messa molto bene in evidenza. E questo farebbe riflettere, ci sarebbe tutto a fare un discorso su quanto le piattaforme sono un po' furbette, passatemi il termine, nel lasciare che il diritto d'autore spesso sulle loro piattaforme non venga molto rispettato, perché è chiaro, più contenuti loro hanno e più traffico si crea sulla loro piattaforma e quindi più monetizzano loro stessi, cioè più traffico c'è su Facebook e più Facebook sale, no? Cioè, ha introiti e in borsa il suo titolo sale, quindi non neghiamo l'evidenza. Però ad ogni modo, se vedete, dietro in questo gruppo di diciamo motivi per cui noi possiamo segnalare un contenuto, c'è anche qualcos'altro. Se clicco su qualcos'altro, vengono fuori una serie di opzioni, fra cui la prima è proprio violazione di proprietà intellettuale. Cioè voi state segnalando che lì c'è una violazione di proprietà intellettuale. Se cliccate, avrei dovuto fare un ulteriore screenshot, ma non ne vale la pena. Se cliccate, vi fanno compilare un form in cui spiegate, cioè, sostanzialmente spiegate dov'è la violazione, cioè spiegate che quella foto è vostra e non dovrebbe essere lì. Ok? Facebook fa una verifica che a volte è sommaria, a volte non è fatta da un essere umano, ma è fatta più che altro da un bot, da un software, e se verifica, se ritiene che ci sia stata la violazione, rimuove il contenuto e notifica la violazione all'utente che ha caricato il contenuto. Se un utente carica costantemente contenuti in violazione, allora potrebbe subire delle sanzioni interne, potremmo chiamarle, cioè potrebbe ad esempio vedere il suo profilo, il suo account sospeso per un certo periodo di tempo o addirittura chiuso diciamo, a tempo indeterminato. Ok? Questo è lo strumento che abbiamo. In alternativa, facciamo leva sulla legge e agiamo per la violazione del diritto. E lì cosa possiamo fare? Niente, ci possiamo rivolgere ad un avvocato, mandare una lettera di oppure anche noi, senza passare per forza dall'avvocato, oppure semplicemente individuare chi è il soggetto che ha fatto la violazione e mandare una lettera di diffida. Però quello è un altro tipo di giro e può essere più fastidioso e più costoso. Sicuramente, diciamo, quella della segnalazione all'interno della piattaforma, il notice and take down, è il primo step che vi invito a tentare, la prima strada che vi invito a tentare. Dopodiché, avvocati che fanno il mio mestiere, ce ne sono tanti, e se ne contattate uno e agite affinché quella persona o quella pagina o quel sito rimuova il vostro contenuto e soprattutto vi dia anche un giusto risarcimento del danno. Questo
Questo è un po' il concetto generale. Come vi ho detto, io sono presente sui social, ho finito. Se avete avuto piacere ad ascoltare questa mia lezione, vi attendo anche sui miei canali in modo tale che ne vedete altre, perché nei prossimi giorni io costantemente pubblico contenuti di questo tipo e ribadisco, le slide sono sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike, che poi è quella utilizzata anche da Wikipedia.